In questo video vediamo come si fa a scrivere i dati in un file con Python. Abbiamo tre metodi che ci possono aiutare. Li vediamo velocemente e poi vediamo subito qualche esempio. Il metodo writable è un metodo che serve per verificare se è possibile scrivere all'interno di un file aperto. Quindi restituisce true se è possibile scrivere dati nel file, altrimenti restituisce false. Il metodo write scrive nel file il contenuto dell'argomento string, che deve essere una stringa appunto, passato come argomento, come parametro, e restituisce il numero di caratteri inseriti. Il metodo writeLines scrive invece nel file una sequenza di righe specificata dall'argomento lines. Quindi potremmo andare a passare all'argomento writeLines una lista. Vediamo adesso qualche esempio. Apriamo quindi la nostra riga di codice, apriamo anche questa, la nostra cartella di lavoro, e cominciamo a crearci un file. Quindi lo chiamo mio file, lo apriamo, open. Visto che non ce l'ho ancora, lo apro in modalità scrittura. Altrimenti, se vi ricordate che se lo aprissi in modalità lettura, se il file non esiste, mi dà errore. Lo chiamiamo test.txt, virgola, in modalità semplice di scrittura. Perfetto. Diamo invio. Eseguiamo il nostro codice. Aggiorniamo. Vedete, ho creato il file. Clicco due volte, il file ovviamente è vuoto. Verifichiamo subito il primo di questi metodi, che è il metodo writable. Mi aspetto che mi ritorni true. Quindi facciamo un print di mio file punto writable. Diamo invio. E mi ritorna true perché ho aperto il file in modalità scrittura, pronto per andarci a scrivere. Vediamo adesso di utilizzare i due metodi write e writeLines. Quindi apriamo una nostra riga per scrivere il codice. Vogliamo scrivere, ad esempio, nero rossi sul file. Quindi mio file, punto, chiamo il metodo write e gli passo una stringa. Piero Rossi, facciamo la O minuscola, Piero Rossi, invio. Allora, adesso aggiorno qui, clicco. Cosa è successo? Il metodo mi ritorna il numero di caratteri. Piero Rossi è una stringa lunga 11 caratteri. Non vedo ancora nulla. Perché non vedo ancora nulla? Ve lo dico subito. A causa del buffering di Python, i dati scritti dal metodo write, soprattutto se sono pochi come in questo caso, vengono tenuti temporaneamente in memoria e quindi, come in questo caso, non sono visibili nel file prima della chiusura. Allora, adesso proviamo a chiudere il file. Facciamo mio file.close. Eseguiamo, aggiorniamo. Riclicchiamo, vedete? Adesso siamo riusciti a visualizzare il contenuto. Questa è una delle ragioni per cui è fondamentale ricordarsi di chiudere sempre il file dopo aver effettuato le operazioni, in questo caso l'operazione di scrittura. In caso contrario, avremmo rischiato la perdita dei dati presenti. D'accordo? Se io avessi chiuso il mio programma, la mia applicazione, senza aver chiuso il file, vedete che avrei perso completamente il contenuto che volevo andare a scrivere sul file. Adesso riapro il file in modalità sempre scrittura, quindi copio, eseguo di nuovo questa operazione e scrivo ad esempio Sergio Bianchi. Dopodiché, prima di fare un mio file.close, voglio scrivere un'altra cosa, sempre con il metodo write, e scrivo Sara Neri. Alla fine di tutto faccio mio file.close. Eseguo, aggiorno
riapro il file. Ovviamente, avendo aperto il file in modalità scrittura, il puntatore si è riposizionato all'inizio del file e ho riscritto, sovrascritto tutto il contenuto che già c'era. Quindi il Piero Rossi di prima l'ho perso. Cos'è successo? Riga 2, scrivo Sergio Bianchi. Dopo la scrittura di Sergio Bianchi, il puntatore si posiziona al termine, dopo l'ultimo carattere. Alla riga 3 scrivo Sara Neri e quindi il puntatore, oddio, qua ho fatto un pasticcio, ecco, e quindi il puntatore ha scritto Sara Neri. Vi faccio notare che Python non è andato a capo. Quindi per andare a capo devo andare ad aggiungere io manualmente il carattere di escape, il backslash che posso fare. Ad esempio, rieseguo, aggiorno, eccolo qua, vedete che adesso è andato a capo, quindi lo potete mettere al termine della stringa o all'inizio della successiva. Questo per andare a capo. Se io volessi invece fare in maniera un po' più agile, quindi voglio andare a scrivere sul file una serie, una sequenza di stringhe contenute in una lista, ho quindi una lista di nomi, voglio andare a scrivere nel file di nomi, allora posso usare il metodo write lines e passare al metodo esattamente la lista. Eseguo, anzi, anche in questo caso chiudiamo il file per evitare di non andare a visualizzare il contenuto. Mio file.close. Eseguo. Qua vedete c'è un errore perché mi ero dimenticata di aprirlo. Andiamo a riaprirlo. Potrebbe essere utile prima di scrivere sul file andare a verificare se è già aperto. Quindi facciamo così, l'ho aperto, aggiorno, apro. Ecco, ho scritto tutti e tre i nomi, però anche in questo caso vedete non sono andata a capo. Quindi come prima, se voglio andare a capo, devo andare ad aggiungere il carattere di escape al termine di ogni stringa. Rieseguo, aggiorno e riapro il file correttamente. Così vedete le stringhe una su ciascuna riga. Prima di chiudere questo tutorial, proviamo ad andare a scrivere nel file usando il metodo append. Invece di aprirlo in modalità scrittura, lo apro in modalità aggiunta append. Modifico magari il contenuto della lista, eseguo, aggiorno, riapro il file e vedete in modalità append ho aggiunto le nuove stringhe al termine delle precedenti. D'accordo? Quindi abbiamo visto come fare a scrivere in un file. Abbiamo visto il metodo writable che potrebbe essere utile per verificare prima di scrivere se il file è aperto o meno, e i metodi write e write lines. Quando usarli dipende da cosa dobbiamo andare a scrivere. Importante ricordarsi la modalità di apertura opportuna. Write, tutte le volte sovrascrivo il contenuto del file. Se voglio invece andare ad aggiungere il contenuto a un file già esistente, il metodo ha append. E in ultima istanza, ricordiamoci sempre di chiudere il file dopo l'operazione di scrittura, altrimenti rischiamo di non salvare i dati nel file. Grazie a tutti e al prossimo video.